Modellisti Galattici, è il vostro Doc che vi parla. Benvenuti in questo primo appuntamento della Clinica del Doc per la Guida Galattica per Modellisti. Come accennato nel video di presentazione di questa nuova rubrica, vi mostrerò come dipingere dall'inizio alla fine uno degli scaven della scatola dello sciame di Spikeclaw per Warhammer Underworld Shadespire. Nello specifico parliamo dello scaven famelico. Prima di iniziare a dipingere, giusto due parole al volo sugli strumenti che utilizzo. Quasi il 100% dei colori che utilizzo sono colori Citadel, così come i pennelli. Ho comunque alcune tinte della Vallejo e dell'Andrea Colors che utilizzo quando ho bisogno di particolari finiture oppure è una tinta in particolare che mi piace particolarmente. Oltre appunto ai pennelli Citadel utilizzo un pennello della Winsor & Newton serie 7 dimensione 0. Due parole anche sul primer che ho utilizzato. Come vedete ho utilizzato un doppio primer, ho fatto una prima sprayata di Chaos Black, seguita poi da una sprayata zenitale, diciamo così, a 45 gradi circa, di Skull White. Bando alle ciance, iniziamo a dipingere. In questo primo video vi mostrerò come dipingere l'incarnato, la pelliccia, gli occhi, denti e unghie di questo scaven. La prima cosa che facciamo è l'incarnato. Come colore di base utilizzo Ratskin Flash. Come ogni colore, l'importante è diluire. Quindi ho preso un po' di colore che ho messo sulla tavolozza e ho aggiunto un po' di acqua, di modo tale da stendere un paio di passate ben diluite e ottenere uno strato omogeneo. Ricordatevi di aspettare che il primo strato sia asciutto prima di passare il secondo, altrimenti verrebbe un casino. Bene, ho steso due passate diluite di Ratskin Flash e vedete che la copertura è omogenea e i dettagli sono ancora visibili. Quindi ricordatevi sempre di diluire i colori prima di stenderli. Ora che questo strato è asciutto, posso applicare un secondo colore, che in questo caso è uno degli shade della Citadel, ovvero il Rayclan Flash Shade, che utilizzo più che altro come guida per gli step successivi. Vedrete poi di cosa intendo. Benissimo, anche la lavatura di Rayclan Flash Shade è asciutta e vedete a questo punto che si è depositata nelle zone più scavate, diciamo così, del modello. Bene, questo mi serve solo come guida per questo passaggio, ovvero prendo del Bugman's Glow, lo diluisco all'inverosimile in modo tale da ottenere quasi un inchiostro, diciamo così. Quello che faccio con questo colore ultra diluito a questo punto è stenderlo a velatura per ammorbidire le transizioni tra il tono della pelle, quindi il Ratskin Flash, e le zone dove si è depositata la lavatura. Quindi per esempio qui, con più passaggi, stesi ovviamente uno dopo l'altro, aspettando che il colore, lo strato precedente si sia asciugato, ci permette di ammorbidire i passaggi. Ho lavorato un pochino off screen sulla coscia per portare a termine appunto questo passaggio. La cosa che facciamo ora è aggiungere delle luci, perché abbiamo messo il tono di base, abbiamo creato le ombre e ora ci servono le luci. La prima luce che utilizzerò è l'Ungor Flash, che stenderò con la tecnica del blending. Quindi cerco di tracciare una linea sulla parte superiore del muscolo e mentre il colore è ancora umido lo tiro verso il basso, di modo tale da creare una sfumatura morbida lungo la coscia.
vedete quindi la prima luce dipinta con l'Ungor Flash. L'ultima luce che applichiamo è con il Kislev Flash, grosso modo con la stessa tecnica, stringendo però l'area di applicazione, quindi di fatto tracciando solo una linea lungo la coscia. Ed ecco finito l'incarnato, o meglio, la coscia. Quello che farò ora è continuare off screen il resto dell'incarnato, così da mostrarvi poi, una volta finita la pelle, i vari dettagli, appunto, come denti, pelliccia, occhi e simili. Quindi ci vediamo tra poco. Bene, ho finito l'incarnato, come potete vedere, e quindi siamo pronti a passare ai dettagli successivi. La prima cosa che faremo a questo punto sarà far risaltare un pochino la coda, perché come vedete qui al momento è ancora piatta. Ho trovato un modo abbastanza semplice ed efficace per mettere in evidenza la coda degli Skaven, ed è giocando con delle lavature, ovvero il Carrobur Crimson e il Druki Violet. Utilizzando il Carrobur Crimson puro, preso direttamente dalla boccetta, lo applico sulla metà posteriore della coda. Una cosa importante da tenere a mente quando si fa questa cosa è, con il pennello ancora umido, sfumare, diciamo così, la lavatura sulla parte più anteriore della coda, in modo tale da ottenere una sorta di sfumatura, appunto, che poi verrà rafforzata con le lavature successive. La prima passata di Carrobur Crimson è asciutta e vedete già che inizia a crearsi una sorta di sfumatura. Quello che farò ora è applicare un secondo strato di Carrobur Crimson, restringendo però l'area di applicazione, quindi se prima in pratica l'ho stesa fino a qui, poi sfumandola, ora lo stenderò fino a qui. E anche la seconda passata di Carrobur Crimson è asciutta. Quello che farò ora è cercare di aumentare ulteriormente il chiaroscuro, chiamiamolo così, dalla punta all'attaccatura della coda. Quindi, archiviato il Carrobur Crimson, passo al Druki Violet, come prima restringendo sempre di più l'area di applicazione. Quindi, per questa lavatura la stenderò solo da qui in giù. E come ultima cosa applico una seconda volta il Druki Violet solo sulla punta della coda. Ed ecco la coda finita. Possiamo quindi passare al prossimo dettaglio, ovvero la pelliccia. Sfrutterò la pelliccia qui sul volto per farvi vedere come la dipingo. Il primo colore che applico è il Mechanicus Standard Grey. Quando arrivate vicino alla pelle, con la punta del pennello umido, senza colore, trascinatelo un pochino, di modo tale da creare una prima sfumatura. La base di Mechanicus è asciutta, quello che farò ora è applicare una lavatura di Agrax Earthshade. Bene, l'Agrax è asciutto, quindi possiamo passare alle ombreggiature, che stenderò con la tecnica dell'Edge Highlighting, quindi con la sfumatura. Il primo grigio che applico è il Dawnstone, e lo stendo solo in pratica sullo spigolo della pelliccia. La seconda profilatura sarà fatta con un grigio più chiaro, ovvero l'Administratum Grey, e verrà applicata solo, in pratica, sulle punte dei ciuffi di pelo. E anche la pelliccia è terminata. Possiamo quindi passare al dettaglio successivo, ovvero gli occhi, che dipingerò con una base di Mephiston Red, seguita da una lumeggiatura di Evil Sun Scarlet, a cui seguirà una lumeggiatura sempre più stretta di Troll Slayer Orange e infine un singolo puntino di Ethereal Yellow.
e anche gli occhi del nostro ratto sono finiti. L'ultimo dettaglio da esaminare per questo video sono le zanne, le unghie e simili. Per dipingerle vado sul semplice: base di Zandri Dust, lavatura di Agrax Earthshade e infine profilatura con un Shabti Bone. E anche le zanne sono finite, e con questo dettaglio è finito anche il primo video. Alla prossima, ragazzi! Se questo video vi è piaciuto, oppure se avete idee, pareri, consigli o suggerimenti per dei futuri tutorial, lasciate un commento qui sotto, oppure sulla pagina Facebook e fatemi sapere. Ah, dimenticavo, Doc Nico riceve solo il suo appuntamento.